Come pediatri stiamo vivendo un momento sicuramente, come voi sapete, drammatico. Tutti i medici italiani sono impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus. E se lo sforzo è da parte di tutta la classe medica, da parte degli operatori sanitari, degli infermieri, devo dire che chi oltre a essere medico e anche mamma si trova in una posizione ancora più difficile. Tutte le volte che esco per andare a fare il turno di guardia, per assistere i pazienti che hanno bisogno di noi in ospedale, devo dire che lo stato d'animo è diverso da quello di una settimana, 2 settimane fa. Ovviamente da medico il mio primo pensiero è quello verso i più piccoli che hanno bisogno della nostra assistenza, però c'è anche tanta preoccupazione nei confronti della mia famiglia. Ovvero io mi trovo in prima linea ad affrontare bambini che hanno delle patologie respiratorie che possono pe far pensare all'infezione da Covid-19, che hanno avuto dei contatti, magari hanno una nonna o un genitore che sono stati ricoverati proprio per la stessa patologia. Ecco, quindi noi ci vestiamo con tutti i presidi, mettiamo la mascherina, il sovracamice, mettiamo la visiera, cioè ci proteggiamo, però dentro di noi c'è sempre quella paura, quell'angoscia, poi perché devi tornare a casa dalla tua famiglia, devi tornare a casa dai tuoi bambini e ti chiedi, oddio, non posso essere proprio io l'untore. È uno sforzo molto importante, è una paura che ci sta accompagnando anche nel nostro lavoro. Lavoro che continuiamo a fare con responsabilità nonostante le difficoltà e i presidi che stanno sempre più scarseggiando. Per cui l'appello non solo da pediatra, ma anche da mamma è restate a casa. Voi che potete state a casa, proteggete voi stessi, proteggete la vostra famiglia e i vostri bambini. Aiutateci in questa lotta nei confronti del coronavirus, perché se ognuno di noi nel suo piccolo fa il suo compito, chi sta a casa, chi evita la diffusione del contagio, chi va a lavorare e quindi cerca di curare gli ammalati, sicuramente la lotta è più facile, sicuramente l'obiettivo riusciamo a raggiungerlo tutti insieme. E soprattutto vi dico grazie sia da medico, ma soprattutto da mamma di due bambini.